Buonasera cari telespettatori, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione dell'Isola d'Elba con Elba Press. Naturalmente se volete scrivere il vostro nome al nostro canale YouTube potete farlo accedendo appunto a YouTube scrivendo Elba Press, iscriviti, poi se volete avere la segnalazione dei video che andremo a pubblicare smarcate la campanellina e poi naturalmente se ci metterete un like, un mi piace, ci farete contenti. E cominciamo invece con le notizie. Fine giugno, tempo di maturità, abbiamo dei video e delle foto di alcuni maturandi dell'ISIS Foresi che ci sono stati gentilmente inviati da Gaetano Dauria e che vi proponiamo volentieri. Non c'è ansia, ma c'è la consapevolezza di un percorso terminato e di un nuovo percorso che sta per cominciare. I primi orali e qualche scritto. L'attesa per i risultati degli esami degli studenti e le studentesse dell'Istituto ISIS Foresi di Portoferraio. Gaetano Dauria le ha ripresi e ha immortalato un momento indimenticabile della crescita dei maturandi. Gli studenti, come potrete sentire nelle dichiarazioni, non hanno vissuto l'esame di maturità con ansia, bensì con la consapevolezza di essere preparati e pronti ad intraprendere il nuovo percorso. Oggi ho fatto l'esame orale della maturità. Come documento mi è uscita la globalizzazione, quindi ho parlato della globalizzazione culturale in base anche all'opinione di due sociologi, della globalizzazione economica, della delocalizzazione di Pasolini e di Verga in merito alle disuguaglianze sociali e della pop art di Andy Warhol. Come ho appena finito la prima prova di italiano, ho scelto la traccia B, della seconda della traccia B, che parlava dell'effetto che ha la musica sugli esseri umani, sul loro comportamento. Penso di non aver mai fatto un tema così, diciamo, carico come quello di ora, perché ci ho messo veramente tutto me stesso. E ho scelto l'ultima traccia, che era, diciamo, quella un po' più libera sulla tecnologia, su come la tecnologia influenza le persone, comunque i social influenzano il modo di pensare delle persone e era quella più, diciamo, che lasciava più libertà nell'esprimere un qualcosa di personale rispetto alle altre che erano più legate alla letteratura o a concetti più stretti. E ho scelto la traccia B3, che era quella sul testo di Parisi, che parlava dell'ambiente e della tutela di esso. Anche se ho fatto tutto solo in 3 ore, ma come si diceva adesso con le professoresse, le cose sono un po' cambiate rispetto ai loro tempi in cui le persone necessitavano di più tempo rispetto a adesso. Qui c'è diritto, abbiamo la prova di diritto e mi sento abbastanza preparata, quindi vi diamo conto adesso di una notizia che non vorremmo dare, ma che dobbiamo dare per dovere di cronaca. Questa mattina lunghissime code fino alla tarda mattinata sul piano di San Giovanni che raggiungevano addirittura il piano di Mola al semaforo con capoliveri. Il problema è stato un cantiere aperto da un'azienda, l'ASA, che doveva forse portare l'acqua ad una nuova attività che sta per aprire in località Orti a Portoferraio. Traffico completamente congestionato, code da Porto Azzurro verso Portoferraio e da Portoferraio verso Porto Azzurro. Un vero problema. Disagi per gli automobilisti che da Porto Azzurro Capoliveri devono raggiungere Portoferraio. Dalla mattinata del 28 giugno infatti sono in corso alcuni lavori sul rettilineo di San Giovanni in località Orti, sembra per dare acqua ad un'attività commerciale in fase di apertura. Lavori evidentemente programmati ma sicuramente inopportuni per il periodo 28 giugno, con l'isola strapiena di turisti per l'orario la mattina, quando non solo i residenti si recano al lavoro, ma anche i turisti, vista la giornata di scirocco, non vanno al mare e per le modalità, due soli addetti allo smistamento del traffico. La coda delle auto in transito viene segnalata da Mola verso Portoferraio e dalla rotonda del Superstore in direzione Porto Azzurro. Numerose le lamentele arrivate fino al comune di Portoferraio, dove il sindaco Angelo Zini si è adoperato con le aziende interessate per cercare di ripristinare al più presto la situazione. Sui social intanto è forte la protesta. Una denuncia sui social da parte del sindaco di Campo nell'Elba Davide Montauti fa salire l'attenzione su uno dei fenomeni negativi che purtroppo presentano ricorrentemente durante la stagione estiva all'Isola d'Elba, ma non solo, quando soprattutto tutti gli appartamenti e tutte le strutture ricettive sono sature. Cosa scrive Montauti? Attenzione, c'è un certo Antonio che affitta un appartamento in via Pisa 15 a Marina di Campo.
il sindaco di Camponeleva dice: state attenti, è una truffa, è casa mia e non è in affitto. Questa denuncia arriva sui social, risale al 27 di giugno ed è stata condivisa anche da molte persone, fra cui la sua vice sindaco Chiara Paolini. Non si esclude che del fatto si stiano già occupando le forze dell'ordine. E torniamo a parlare di SAFE, il ruolo delle donne nel mare e la bici sull'oceano. La biologa marina Marta Musso sarà ospite della manifestazione organizzata dalla Fondazione Acqua dell'Elba, che si svolgerà sull'isola d'Elba dall'8 al 10 di luglio. La biologa marina Marta Musso, premiata da IOC UNESCO come Donna di Mare 2022, sarà ospite il 9 luglio a SAFE, Sea Essence International Festival, che si terrà dall'8 al 10 luglio all'Isola d'Elba, giunto alla quarta edizione organizzato dalla Fondazione Acqua dell'Elba. Per la Fondazione Acqua dell'Elba la tutela e la valorizzazione del territorio e della sua bellezza sono un obiettivo fondamentale. SAFE rappresenta un tassello fondamentale dell'azione della Fondazione in questo senso, sottolinea Fabio Mursi, presidente della Fondazione stessa. Marta Musso parlerà della salvaguardia del nostro pianeta blu e del ruolo donne nel mare, ma non solo. Giocheremo insieme alla bici nell'oceano, dice. Marta Musso rappresenterà a SAFE la generazione oceano. Sono Marta Musso, biologa marina e prima donna del mare IOC UNESCO. Sarò a Marciano Marina il 9 luglio al SAFE, Sea Essence International Festival, per parlare di salvaguardia del nostro pianeta blu, del ruolo delle donne nel mare e per giocare insieme alla bici dell'oceano. Sarò lì a rappresentare la generazione oceano e il decino del mare. E i primi VIP estrapolati dalla folla dei turisti che in queste ultime settimane ha preso d'assalto l'isola d'Elba sono appunto sbarcati sull'isola. Parliamo di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha visitato l'isola d'Elba e in una foto sui social abbiamo vista l'osteria dei Quattro Rioni a Capoliveri, mentre si è presa appunto alla classica foto ricordo a distanza di poche ore. Lo sguardo e i riflettori sono andati su Cesare Prandelli, già commissario tecnico della nazionale italiana e allenatore della Fiorentina. È stato immortalato nella serata di sabato 25 giugno a Marciana Marina ad un tavolo di un ristorante, la Frichella, appunto a Marciana Marina. Quindi VIP che vengono in vacanza sulla nostra isola e che fanno parte della grande massa di turisti che ci stanno visitando. Con questo è tutto, noi vi ringraziamo per averci seguito, ci vediamo alle prossime edizioni.